Salve a tutti, sono qua io, Francesco Fusillo, e Giovanni Conforti, siamo nel CTS di Cosenza. Cosenza e stiamo cercando di spiegare come si resuscita un PC. Come vedete, siamo di fronte a una macchina del 2005, un Asus A6000, 1 giga di RAM dual core. Ecco, noi questo miracolo lo faremo con CloneZilla 32 bit. L'immagine di CloneZilla già preparata in una chiavetta è un'immagine fatta su un disco fisso di 40 giga per essere sicuri che ci stia, perché questo PC è un PC di 80 giga. No, lascia stare Giovanni, è un Windows XP ormai malmesso, ma per far vedere che macchina è. Allora, la macchina sta funzionando con XP, ma non è più utilizzata. Ecco, noi adesso propagheremo questa immagine dentro questo PC e la faremo venire bella come il sole con So di Linux Orizzonte. Orizzonti 2017, però la versione 32 bit che è già preallestita. E abbiamo preparato già questa immagine. Questa guida serve a spiegare come si propaga l'immagine in una macchina. Faremo un'altra guida per spiegare come si crea l'immagine di CloneZilla. Allora, si fa così: si prepara un DVD con CloneZilla a 32 bit, si mette dentro al PC, si spegne il PC. Ecco, si spegne anche con un po' di energia e si riavvia il PC, si riavvia cercando di entrare nel BIOS. Questo si fa F2 in questo tipo di Asus qui. Per entrare, no, dovrebbe star partendo. Ecco, è un centrino dual core, quindi siamo al limite inferiore della norma per poterlo installare. Questo è il BIOS, mi avvicino così si vede, si dovrebbe vedere meglio quello che vado a fare. Perfetto. In questo BIOS si devo mettere le priorità di boot da DVD. Quindi vado in boot device priority e non è primo il DVD. Allora vado su DVD, la guida mi dice che devo cliccare più e meno per portarlo su e giù. Ecco, allora adesso ho portato il DVD nella prima posizione e la macchina partirà da DVD, vedete? Semplicemente col più e meno. Adesso salviamo questa selezione e facciamo partire il DVD di CloneZilla, quindi F10. Salva la configurazione e partirà dal DVD. Quindi dobbiamo attendere che venga caricato il DVD. Sarebbe un peccato buttare via sta macchina, dunque è 2005, quanti anni ha? 10, 12, 13? Ecco, 13. 13 anni. Quindi noi dobbiamo recuperare una macchina che sarebbe altrimenti da buttare. Ecco che è partita CloneZilla. Invio. Carica il DVD, bisogna avere pazienza perché sta caricando il sistema dal DVD, come si vede. Ecco, questo è il primo passaggio, scegliere la lingua. Scegliamo la lingua italiana. Invio. Secondo passaggio, no, non modificare la tastiera. Ok. Con il tab va bene. Adesso non modifico la tastiera. Mi dice faccio partire CloneZilla. Sempre ok. Adesso questa è una selezione importante perché mi chiede CloneZilla cosa vuoi che faccio. Io voglio che l'immagine che c'è su questa chiavetta si propaghi nel disco, quindi la prima scelta service image disco partizione su da immagine. Quindi adesso metto dentro la chiavetta,
e gli do ok, sempre il tasto tab, ok. capacità deve avere la Allora, chiavetta? questa è una mappa, è una immagine di la chiavetta, è una chiavetta da 16 giga perché l'immagine è 8 giga e 7 ed è stata creata su un computer con un disco fisso molto piccolo. Perché le immagini dei CloneZilla si propagano su dischi pari o più grandi di questo. Quindi adesso io farò una macchina da 40 giga, credo che sia 40, e poi con Gparted, quando sarà finito, riallargo l'utilizzo del disco, ma si vedrà nei passaggi successivi. Allora adesso do invio e inserisco la chiavetta. Ecco, lui adesso dice. Vuoi che vado a prenderlo nella periferica che sta attaccata al tuo PC? Allora io adesso gliela devo mettere. Bene, allora adesso gli dico: usa la periferica locale, hard disk, praticamente la chiavetta che ho messo dentro. Ok, adesso lui va a scansionare la macchina. Capisci, Giovanni, cosa vuol dire scansionare? Cioè, va a capire se ci sono degli hard disk che contengono delle immagini dalla quale CloneZilla può essere preso. Ecco, ha trovato queste partizioni qua e quella dove io so esserci l'immagine è la data trave, no, SDB1, che significa la chiavetta. Ok, invio. Mi dice nella directory principale. Ok, invio. Invio per continuare, mi chiede come vuoi usarmi e io dico come principiante. Questa è una parte importante. Qua si possono fare degli errori, vedi? Già, perché posso salvare il disco creando la sua immagine, salvare una partizione o restaurare un disco, vedi? Ripristina una immagine su un disco E questo locale ci interessa. che è questa, esatto. Questa è la scelta da fare, cioè quello che sta nella chiavetta me lo spalmi sul disco della macchina. Allora, questa operazione va a buon fine se la macchina è in ordine da un punto di vista strutturale, disco fisso è positivo e tutto il resto, la RAM è positiva e va bene. E se l'immagine che è stata fatta è compatibile con l'hard disk che c'è dentro, come dicevo, deve essere pari o più piccolo dell'hard disk di arrivo. Allora io dico: guarda, questa è l'immagine 32 bit di Sode Linux 2018 fatta in ottobre. Ok, e lui mi dice: guarda, che sto andando dentro l'hard disk di 80, che è di questa macchina, proprio vecchia, un hard disk di 80 giga. Ma Sode Linux va benissimo anche con 80 giga, non ha problemi. Io dico: va bene. Ok, naturalmente adesso mi fa delle domande di conferma. No. Continua. E lui fa la scansione e poi mi dice: guarda, ma sei proprio sicuro che vuoi continuare? Perché Dopodiché eh? non si torna indietro. Non si torna indietro. Non solo, ma elimino tutti i dati. E lui mi dice: ma guarda, sei proprio sicuro? E io gli dici: sì, yes. Bene, a questo punto gli ho dato tutti quanti gli ordini di lavoro, lui spianerà completamente questo disco ed inizia la spalmatura dei dati di clone, dei lati dell'immagine, dentro questa macchina. Quindi adesso sono le 11:16 e credo che in 7-8 minuti faremo una macchina nuova, bella come il sole, con tutti i software installati, con riconoscimento di tutto l'hardware. E anche con gli utenti già fatti, perché noi abbiamo costruito in questa macchina un utente ospite organizzato da noi che non permette la modifica della macchina, cioè l'utente ospite che è qui dentro potrà usare la macchina, ma quando spegne la macchina e si riaccende, la macchina ritornerà E ci sono anche gli applicativi, tutto sì, quanto. pari alla sua nascita. Quindi Ok. adesso lo fermo. Ecco, erano le 11:16. In questo momento sono le 11:24, quindi 8 minuti siamo
al 100% della clonazione. Le ultime attività per costruire il groove e fra un po' riavvieremo la macchina. Ecco, come vedete, adesso il PC sta caricando le ultime cose, fa il groove, cioè il momento di accesso alla macchina, che sarebbe il groove. Ecco, c'è da dire che qualche volta tutte queste operazioni non vanno perfettamente come adesso. Sulle macchine vecchie non c'è problema. Sulle macchine nuove qualche volta il groove non viene fatto. Ecco, vedete che sta facendo il groove. Ok, adesso ha finito. Ho cliccato invio. Uno reboot. E la macchina riparte, ripartirà con SOD Linux, bello già allestito completamente e perfettamente funzionante con tutti i software già preconfigurati, perché noi l'abbiamo fatto per risparmiare tempo. Quindi tutta la post installazione, eccolo qui, è uscito il DVD, vedete, enter to continue, enter per finire e riparte la macchina. Adesso vedrete SOD Linux bello installato. Ecco, sta partendo. Non c'è più la partenza di Windows, è sparito e al suo posto loading. Ecco, non ha fatto il groove, dobbiamo rifarlo noi. Lo faremo con una ISO di SOD Linux per rifare il groove con Groove Customizer. Ecco, non mi dispiace che abbia fatto questo errore perché così si vede come lo risolvo. Ecco, metto dentro un SOD Linux 32 bit nel lettore e faccio partire la macchina con questo SOD Linux. Bene, adesso la macchina si avvia e si avvia dal DVD. Carica SOD Linux e ho messo il DVD perché tutti i nostri SOD Linux hanno un programma che si chiama Boot Repair, riparazione del boot, che va a ricostruire la tabella di partenza quando non viene fatta. Può succedere che clonando la macchina questo non avvenga, come è appena successo. La stessa macchina ieri il gruppo l'ha fatto, quindi la regola non so capire quale sia. Quello che è importante è che sappiamo come fare a rifare il gruppo, cioè il sistema operativo c'è, ma non c'è la tabella di partenza. Adesso andremo a farla, appena si carica su di Linux si vedrà. Ecco che sta caricandolo in modalità live, dobbiamo aspettare che lo tiri su. La modalità live è una bellissima modalità perché carica tutti gli applicativi, sono funzionali e permette di agire sulla macchina che ci sta sotto, cioè su quella che noi abbiamo installato e che non ha il groove. Ecco, ci vuole un po' di pazienza perché devo tirare su il sistema operativo, come vedete. Allora, adesso il sistema si è caricato in modale live, infatti si vede, c'è anche la funzione installa e è assolutamente necessario mettere in rete il PC. Siccome questo PC, anche il DVD live, ha trovato la rete, adesso faccio partire una rete che abbiamo sistemato. Eccola qua. Ok. E con il PC in rete potrò procedere alla riparazione del groove. Il programma che ripara il groove è qui in... Oh, ho sbagliato la password. Ho sbagliato la password. Ecco, un'altra cosa interessante mi viene l'occasione di far vedere. Qualche volta nelle tastiere compatte, invece che scrivere lettere, si scrive numeri come qua. Vedete, io volevo scrivere la mia password, invece sono scritti i numeri. Allora bisogna schiacciare FN numlock e a sto punto la tastiera scriverà lettere e non numeri. Vedete? Prima scriveva numeri, quindi a volte non si entra nei PC perché si stanno scrivendo numeri, non password. Adesso scrive come deve scrivere e io entro in rete. Bene, intanto che entra in rete il PC, io apro il programma di riparazione del boot. Dal menu di SOD Linux vado in sistema, amministrazione, riparazione del boot. Bene,
Questa operazione va fatta solo con la macchina in rete perché la riparazione del boot va a cercare nel database di boot repair le soluzioni. Adesso la macchina fa una scansione di com'è la situazione, qualche volta si agisce dal terminale, qualche volta no. Basta semplicemente copiare quello che dice. Io gli dico ripara raccomandato, riparazione raccomandata, e la macchina va a cercare la soluzione. Vedete? Reinstalla il group su SDA. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Spero che si veda perché c'è un po' di riflesso. Si vede. Eccolo lì. Adesso si vede. Là. Group update. Vediamo cosa mi dice adesso. Sta lavorando. Questo installerà dei pacchetti. Dico sì. In genere devo aprire il terminale e copiare le righe che mi dà il programma. Però qualche volta fa tutto da solo. Aspettiamo. Si vede, sì, si vede. Allora, mi pare che stia finendo. Aspettiamo ancora un po', eccola là, caricare il post bin che significa ti faccio vedere cosa ha fatto tutto da solo senza bisogno di andare a scrivere sulla riga di comando. Nel caso succedesse, il programma ti dà delle stringhe che vanno copiate nel terminale. Il terminale, diciamo, è abbastanza nascosto, il prompt di lì è come il prompt di Windows, eccolo qua, terminale. Adesso aspettiamo che ci dà la risposta di come ha lavorato e quali soluzioni ha trovato. Sta scrivendola perché lui lavora andando a cercare online le soluzioni. Ecco la risposta. Procedura di boot riparata. Si prega di scrivere su un foglio il seguente URL. Nel caso abbiate ancora problemi, indicare questo URL al boot repair oppure al tuo forum di supporto. Ora è possibile riavviare il PC. Bene, adesso io dico ok, ovviamente devo spegnerlo perché è in modalità live, no? Per cui prima lo spengo. Hola. Clicco riavvia. Lui adesso mi caccerà fuori il DVD. Ecco, lo metto così si vede. Caccerà fuori il DVD. E a quel punto clicco invio e riavvio la macchina. Bene, adesso dovrebbe uscire. Ecco, enter, uscito il DVD, clicco enter e la macchina si è spenta. Adesso non faccio altro che riavviarla. Ah no, si è riavviata da sola. Partita. E adesso se è riparata, parte. Se non l'ho riparata, ripeto l'operazione. Vediamo cosa succede. Eccola qua, riparata. Su di Linux, avvio, ha fatto il group. Se io non cliccavo invio, sarebbe partita comunque perché aveva 8-10 secondi di latenza, quindi questa macchina qua sarebbe comunque ripartita. La macchina è un clone di una macchina che ha una password, per cui chi ti dà il clone ti deve dare anche la password, se no non parte. Tutte le nostre macchine hanno la stessa identica password, che non dico, ma ci passiamo a voce, perché questo video va sul web e poi magari qualche ragazzino in qualche aula informatica se la va a intagare. E quindi adesso sta caricando, è la prima volta che viene caricato questo sistema operativo su questo PC, quindi ci vuole un momentino di più del solito. E eccolo qui. Laboratorio, scuola, ospite. Adesso io entro come scuola perché vado ad allargare il disco fisso, perché io sono per finire tutte le operazioni. Scuola è l'amministratore di questa macchina. Adesso si apre Sode Linux completamente allestito. Quindi abbiamo speso 8 minuti per installarlo. Abbiamo riparato il group un'altra decina. E adesso abbiamo un sistema operativo perfettamente funzionante, rinnovando completamente questa macchina che era pronta per essere
radiata, insomma, no, dismessa dal lavoro. Quindi tutti i software sono disponibili, come vedete, già a posto, però io so, sta caricando le funzioni di rete, tutto ok. Adesso io vado nell'amministrazione della macchina a allargare il disco fisso, e questo si fa da amministrazione gparted. E gparted non lo vedo bene, non lo vedo. Si vede che non l'avevamo installato quando abbiamo fatto il clone. Nessun problema, lo installiamo. Così si vede anche come si installa. Si vede anche come si installa. Rimetto la macchina in internet, perché per installare un programma ho bisogno di internet. La guida è un po' lunga, ma l'efficacia della competenza che darà questa guida faciliterà l'installazione nelle aule informatiche di macchine assolutamente uguali l'una all'altra. Vediamo cosa ho sbagliato. Stessa cosa, vedete? La tastiera mi ripropone i numeri. Allora, perché questa volta è la macchina che va, uso il tastierino. Vediamo adesso. Adesso scrive giusto. Quindi cancello la password, così tutto il mondo non la sa, e scrivo la password. Voilà. Adesso vai in internet, installo gparted ed allargo il disco fisso. Adesso installo gparted, il programma di partizionamento. Vado nel gestore dei pacchetti, amministrazione gestore dei pacchetti. Questa è una guida che però c'è già sulla nostra piattaforma, ma comunque qua si vede come installo gparted. Questa mi è sfuggita, abbiamo fatto il clone senza gparted. Vabbè. Gparted è un programma per fare le partizioni. Che assomiglia moltissimo a un programma molto conosciuto per il mondo Windows, che è Partition Magic. Adesso la macchina va a cercarlo nei repository di Ubuntu, appena lo trova gli dico installa, e fra un po' lo troveremo. Eccolo qua, vedete che l'ho mica installato. Gli metto il flag, installa, seleziona, applica. Ecco, a questo punto scarica il pacchetto e me lo installa, e fra un po' lo troverò nella ambiente amministrazione. Bene, installazione del software. Metto in pausa perché dobbiamo aspettare. Bene, fatto tutto, adesso andiamo a vedere il disco fisso ed allargare la partizione fino ad usare tutto il disco fisso, perché la macchina funziona benissimo, non ha problemi. Questa qui, come vi faccio vedere, è veramente una macchina povera. Siamo una macchina del 2005, andiamo nel monitor di sistema, eccola lì. È una macchina con 1 giga di RAM, dual core 1600. Eppure, come vedete, funziona, fa le sue cose. Allora, vado in sistema, vado in amministrazione, eccolo lì gparted. Clicco gparted, naturalmente vuole la password. Adesso io allargherò il disco fino ad usarlo tutto e non usare solo la parte che è stata clonata. Eccolo qua, questo è il disco, vedete, si è clonata solo questa parte, e questa è la swap. Allora, prima di tutto faccio fuori la swap, la disabilito e poi la butto via, perché non posso allargare il disco in quanto la swap me lo impedisce. La swap non è necessaria, il computer funziona benissimo anche senza la swap. Bene, allora evidenzio la partizione e la butto. Eccola qua. E anche lo spazio di allocamento fatto. Adesso posso resize, ridimensionare questo disco e andare a usarlo tutto. Vedete? Resize. Adesso diventa 80 giga solo con una piccola parte usata da sotto di Linux. A questo punto gli dico adesso accetta tutti i cambiamenti. Vedi? Ecco che la macchina si occupa tutto il disco fisso. Guarda, l'ha già fatto, fine, è nuova, non c'è nessun dato dentro da spostare. Quindi ecco fatto. Adesso la macchina è a posto, non c'è più niente da fare. Ve la usate bella come il sole. Qui c'è la docky già bella funzionante. Siccome a me dà fastidio che sia,
che sia sempre scomparsa intelligente. Infatti mi sembrava di averla fatta così. Ecco, è già funzionante. Questo è Writer, Impress per le presentazioni, cattura immagine, Firefox. Tutto l'allestimento è disponibile, già organizzato, già installato, tutti i font ci sono. È proprio una bellezza. Clonare una macchina, adesso avete perso la bellezza di 25 minuti. Però la criticità che è uscita ci ha permesso anche di sondare i casi, diciamo, meno facili. Quindi questa macchina qui adesso è a posto. Vedete, addirittura ARA Word, il programma per scrivere per le immagini, scrive: adesso ho finito E grazie. tutto. E grazie della di la attenzione. Va bene? Quindi abbiamo clonato questa macchina e come vedete funziona già. C'è già dentro tutto, le 20.000 immagini, potete usarvela bella come il sole. Macchina che avrete buttato via. Potete tranquillamente rimetterla in mano ai ragazzini con la sicurezza che se loro entrano, non da qui, ma entrano da utente, termina la sessione a scuola, entro con l'utente ospite, e siccome questa guida la facciamo per il gruppo della Calabria e chi ce la chiede, sappia che poi consegneremo il clone a chi ce lo chiede. Se io entro nella sessione ospite non ho bisogno di password e l'ospite può solo usare la macchina, ma non può apporre nessuna modifica né lasciare software né lasciare file. Quindi viene fuori anche un messaggio che avverte l'utilizzatore: guarda, tu puoi usare questa macchina, puoi fare quello che vuoi, ma non puoi modificarla. Quindi questa macchina sarà indeformabile per 5 anni. Eccolo qua. Tutti i dati creati in questa sessione saranno eliminati. Vediamo se si vede, eccola là. Eliminati, al termine le impostazioni verranno ripristinate. Quindi questa macchina, a differenza delle macchine Windows, sarà una macchina assolutamente robusta e inattaccabile. I ragazzi non potranno fare niente, potranno solo usarla e godersela e lasciare ad altri ragazzi il piacere di poterla riusare. Per 5 anni adesso questa Giovanni al Quindi, CTS di Cosenza è pronta. pronto. Grazie dell'attenzione, Francesco Fusillo, Giovanni Giovanni? Conforti, per le guide di Sodi Linux e per il gruppo della Calabria, buona sperimentazione.